È partita la diretta. Possiamo partire, Andrea? Buonasera a tutti, ringraziamo chi ci ospita in questa bellissima sala Agnelli, la dirigente, la direzione della Biblioteca Ariostea e tutto il gentilissimo personale, in particolare il dottor Andrea Marchesi, che è sempre così prodigo di assistenze, di aiuti, di gentilezze qui in sala con noi, quale responsabile degli eventi culturali della Biblioteca Ariostea. Io sono Fausto Bassini, direttore editoriale di Faust Edizioni, l'editore che ha pubblicato il libro d'esordio di Pierluigi Rainieri, Racconti Ferraresi. Vi starete chiedendo, insomma, piccolissimo dettaglio, dov'è l'autore? Dov'è l'autore oggi? L'autore purtroppo, non è capitato nulla, dico purtroppo all'influenza, gli è venuto un febbrone da cavallo e quindi oggi noi corriamo la nostra corsa da soli, senza l'autore, che però ci segue da casa grazie alla diretta su YouTube che mette a disposizione il servizio Archi Biblio della Biblioteca Ariostea. Queste presentazioni vanno anche in diretta, possono essere viste direttamente da casa e anche in streaming nei giorni seguenti fino in eterno, diciamo. Non abbiamo Pierluigi qui al tavolo con noi, ma ho l'onore di avere qui al mio fianco, se ti vuoi alzare un attimo, Riccardo Lazzari, nipote di Pierluigi Rainieri. Nel mio lato opposto la professoressa Gina Nalini Montanari, saggista. Grazie a voi. Saggista, critica letteraria, nonché anche autrice della mia scuderia. Vicino a Gina, Nicoletta, la professoressa Nicoletta Zucchini. Grazie. Autrice della meravigliosa prefazione di cui si fregge il volume di Pierluigi Rainieri. E questo evento è organizzato con il patrocinio del gruppo scrittori ferraresi, delle quali appunto Gina Nalini Montanari e Nicoletta Zucchini sono rappresentanti prestigiose del consiglio direttivo del prestigioso sodalizio ferrarese. Quindi un applauso anche al gruppo scrittori ferraresi. Due parole sull'autore. Correggimi Riccardo se sbaglio, dico delle cose inesatte. Pierluigi Rainieri esordisce a 81 anni, quindi fa questo esordio a 81 anni. Ho chiesto: ma cosa hai fatto prima di questo, Pierluigi? E lui candidamente: ho lavorato, come quel famoso film di Sergio Leone. No, cosa hai fatto fino adesso? Ah, niente, sono andato a letto tutte le sere presto. È un po' questa risposta, no? Candida, in questo caso candida. Pierluigi ha lavorato per direi una trentina d'anni come medico di famiglia a Canaro e probabilmente qui oggi c'è anche qualche amico o forse qualche ex paziente di Pierluigi da Canaro. Esatto, qualcuno alza la mano. Pierluigi è nato a Ferrara nel 1942 e attualmente vive a Ferrara, nella località di Cocomaro di Focomorto. Si è diplomato al liceo classico Ariosto di Ferrara nel 1961. Ha conseguito la laurea in lettere moderne all'Università di Bologna nel 1967 ed è stato anche un Gogliardo, ha frequentato anche la Gogliardia all'epoca. Quindi lui è laureato. Questa è una cosa, diciamo, è un fatto biografico, diciamo, curioso. Lui è laureato prima in lettere moderne e poi in medicina, non come magari
tanti medici, alcuni medici che magari prendono la laurea in medicina e poi non so la seconda, la terza, la quarta laurea. No, la prima laurea di Pierluigi è in lettere moderne. E poi lui si è pagato gli studi di medicina per qualche anno insegnando, dando anche ripetizioni come professore di lettere. Dopo un breve periodo di insegnamento in materie letterarie, quindi lezioni private ma anche insegnamenti diciamo in scuole pubbliche, si è iscritto alla facoltà di medicina e chirurgia di Ferrara, dove si è laureato nel 1979. Ha esercitato la professione di medico di famiglia nel Rodigino, specificamente a Canaro, fino al 2012, anno in cui è andato in pensione. Dopo il pensionamento esercita ancora la professione come medico volontario nell'ambulatorio Caritas di Ferrara. Quindi è un volontario alla Caritas. Coniugato, ha figli e nipoti, qui abbiamo appunto Riccardo, uno dei nipoti, e tra le altre sue attività, oltre all'amata lettura, lui ci tiene molto a sottolineare che ama leggere, e in un racconto in particolare lui nel dialogo con un suo ex compagno di liceo Ariosto ci comunica anche i suoi gusti letterari, ad esempio Il vecchio e il mare di Hemingway. Ecco, però non vi rovino la sorpresa, i gusti letterari di Pierluigi li troverete all'interno di questo volume. Si dedica al giardinaggio, all'orticoltura e alla pratica dello yoga. Nel periodo del Covid ha iniziato a scrivere racconti e ha cominciato a pubblicarle, e ne ha pubblicati alcuni di questi, quindi alcuni di questi racconti sono già usciti dove? Nella rivista L'Ippogrifo, credo un mensile, dico bene Nicoletto? È diventato annuale, diciamo. Annuale. Era cominciato come mensile, bellissimo. No, bimestrale, semestrale. Esatto. E dal gruppo scrittori ferraresi sono poi usciti anche molti talenti che poi hanno pubblicato autonomamente, e quindi è una, come possiamo dire, un caleidoscopio di giovani, o come nel caso di Pierluigi, meno giovani, ma ve lo posso assicurare, molto giovane dentro, promesse. Ed è socio, Pierluigi è socio del gruppo scrittori ferraresi. Come dicevo, Racconti ferraresi e la sua opera d'esordio. Allora, questa bellissima copertina, questa bellissima illustrazione di copertina è opera di Lucia Bonazzi, una stimata illustratrice ed artista ferrarese. All'interno abbiamo altre tre bellissime illustrazioni a colori, ad esempio questa del castello è qualcosa di meraviglioso, ecco. E se avete così curiosità, il suo sito è www.lusignolo, scritto con la Y, www.lusignolo.it. Certo, la professoressa Lucia Bonazzi in pubblico, se poi desiderasse, insomma, nel prosieguo dell'evento dire qualcosa, sarà la benvenuta. Ma ci sarà anche una sorpresa, Pierluigi è assente fisicamente, ma sarà presente perché ci ha regalato un bellissimo messaggio, un bellissimo videomessaggio, che verrà proiettato nel prosieguo dell'evento, appunto grazie all'apporto tecnico di Riccardo. Bene, adesso diamo la parola a Nicoletta Zucchini. Ecco, due parole appunto su Nicoletta. Nicoletta ha scritto, come ho detto all'inizio, una prefazione meravigliosa, e quindi questo libro si può fregiare appunto di uno scritto veramente con ogni parola è calibrata, ogni parola è come dire calibrata, più di questo non cesellata, scelta, meditata, ecco, veramente
segno di una scrittura di spessore. Quindi io ringrazio pubblicamente Nicoletta Zucchini di averci donato questa, di averci donato questo scritto. E due parole, come dirà bene, come spiegherà poi nel dettaglio e sicuramente meglio di me la professoressa Zucchini. Ecco, questo è un libro di 12 racconti che partono da spunti di realtà, ma anche con elementi di fiction, cioè di fantasia, di il genere narrativo, il genere quello, il genere narrativo. E sono 12 racconti che vanno dall'età garibaldina ai giorni attuali, ambientati a Ferrara e nelle sue campagne, e sono 12 racconti che però si possono leggere come un romanzo. Prego Nicoletta. Grazie. Ringrazio Fausto per questa presentazione così calorosa, però il mio saluto accorato va soprattutto a Pierluigi Rainieri, il nostro autore assente ma presente, presentissimo nei nostri cuori e nelle nostre menti e poi in video. Io farei così, parlerei un attimo di Pierluigi, poi lo ascolteremo e lo vedremo, poi terminerò e poi darò la parola alla nostra stella. Non il giovane. Ha fatto il video al nonno, ha fatto il video del nonno, tecnico. Poi daremo la parola alla nostra stella polare del gruppo scrittori ferraresi, nonché grande amica Gina Nalina. Una stella senza luce. Insomma, ce ne vuole prima che tu ti spenga. Diciamo una figura molto importante per noi, veramente illuminante, ecco, senza esagerare. Due parole su Pierluigi. Pierluigi, un pomeriggio, avevamo ancora la sede. Il gruppo, e dal gruppo ha preso il coraggio e lo stimolo a scrivere, perché già stava maturando in lui questo desiderio di mettere nero su bianco testimone dei suoi racconti che arrivavano sul mio computer un po' alla volta e io glieli leggevo e subito mandavo un messaggio a Pierluigi dicendo della mia meraviglia, del piacere che si prova nel leggere i suoi testi. Poi la meraviglia si è raddoppiata, perché è un conto vedere un singolo racconto per volta. Però quando mi arrivò la raccolta a stampa curata da Fausto Bassini, la mia meraviglia e gioia fu ancora più grande, perché credo che nessuno meriti come Pierluigi di essere stampato, letto e gustato. Vi confesso che mi meravigliai la prima volta che lessi i suoi racconti. La seconda fonte di meraviglia è trovarli ordinati, perché è un conto leggerli a spizzinquo, direbbe in dialetto, uno ogni tanto, un conto leggerli uno dopo l'altro, e quindi hanno un respiro diverso. Ma come facciamo a essere sicuri che sono racconti veramente validi, che travalicano il dato contingente? Perché questa è un po' la professione mia e di Gina, ecco. È la prova del 9, che lasciato lì il libro, vai a rileggerlo dopo un tot di tempo e scopri che quei racconti ti piacciono ancora di più e che ti dicono cose nuove che non avevi visto la prima lettura.
e scopri particolari, direi paesaggi letterari inediti, e riesci a riandare o a immaginare le fonti di Pierluigi, anche se già a voce ne avevamo parlato, ma qui nero su bianco si fanno evidenti. Diciamo, il lettore comune dice: ma è una lettura facile, piana, piacevole, interessante. Eppure io e Gina possiamo testimoniare che nulla è più difficile che scrivere in modo semplice, in modo ordinato, conseguenziale. Da dove deriva questo? Deriva probabilmente da una propensione naturale, però diciamo si evidenziano sia gli studi classici che danno una certa impronta, sia le passioni sue letterarie, e poi anche la professione di medico ha la sua importanza, perché è abituato a osservare la realtà del paziente con un certo ordine, ordine che ritorna in ogni singolo racconto. Io mi fermerei dopo avervi presentato così estemporaneamente Pierluigi, perché mi piacerebbe sentire direttamente lui che cosa ci dice, quindi chiederei a Riccardo di avviare, per fortuna che abbiamo questi meravigliosi giovani che sono così bravi con la tecnologia, mentre noi così diversamente giovani con la tecnologia ci litighiamo un po'. Scusate, mentre Riccardo sta avviando il filmato, ecco, io ne approfitto per dire che c'è il banchetto con i libri in fondo vicino all'ingresso, e i libri oggi sono acquistabili, Racconti Ferraresi. Io voglio vederlo, però. Quindi piccolo messaggio, piccolo spot, ecco. Stamattina purtroppo mi sono svegliato con la febbre e tutti i sintomi influenzali. Ringraziamenti a tutto il gruppo scrittori ferraresi di cui sono socio, e in particolare a Gina Nolini che ha in programma un intervento. Ha potuto dialogare con me, ma non è possibile purtroppo. Ringrazio moltissimo il collega, grande amico dottor Antonio Per quanto riguarda il contenuto dei racconti, penso che tutti quelli che leggono molto e amano la letteratura abbiano pensato di scrivere qualcosa. Io negli anni avevo scritto solo qualche poesia, ma non mi pareva la mia strada. Nel 2019 ho conosciuto Nicoletta Zucchini, che teneva un corso di scrittura creativa per conto del gruppo Scrittori Ferraresi, e ho apprezzato i suoi illuminati consigli. Da quell'esperienza è nato il mio primo racconto, I due elmetti.
il quale è totalmente utopico. Anche troppi e rischiano di diventare confusi. Certo, sono autobiografici fino a un certo punto. Diciamo che alcuni personaggi li ho conosciuti, di altri ne ho sentito parlare, altri sono totalmente inventati. Su di loro volevo semplicemente scrivere delle storie, partendo da spunti reali o vissuti in prima persona, oppure semplicemente raccontati in famiglia, oppure delle impressioni provate. Ho liberato la mia immaginazione creando dei personaggi il più possibile vivi, attivi nel loro ambiente, nella storia, nella natura o nella realtà domestica di tutti i giorni. Un dato comune ad alcuni personaggi è quello di essere dinamici, cioè non statici, ma in fieri, in evoluzione, alla ricerca della propria dimensione umana. Altri personaggi invece esprimono semplicemente il loro mondo, la loro concezione di vita, comunque, e dei sentimenti. E devo dire che man mano che e cioè l'amicizia e la solidarietà sono per me i valori che rispecchiano il bene nell'eterna lotta tra bene e male. Per quanto riguarda lo stile, ogni scrittore, anche il più dilettante come me, si pone il problema dello stile. Anche qui sono andato per esclusione, perché non ho mai sopportato la scrittura involuta che genera pesantezza e distrae dalla vicenda narrata, ma neppure quella misera e sciatta. Stamattina purtroppo per quanto riguarda lo stile mi sono venuti in soccorso le mie letture preferite: Verga, Moravia, Bassani, Calvino, il naturalismo francese, Hemingway, Steinbeck e poi quasi tutti i classici greci e latini. Ho cercato così una scrittura chiara ed essenziale, incisiva, che predilige le cose e i fatti, e spero di esserci riuscito. Chiudo con questo mio intervento salutando tutti. Purtroppo non è dipesa da me la mia assenza. Buon pomeriggio. Quindi anche dal video, dalle parole di Pierluigi, abbiamo un'idea del suo mondo letterario, di ciò che lo ha ispirato, di quali modelli a
quali modelli si è ispirato. Però è confortevole anche sentire la sua voce, la sua presenza, perché Pierluigi è proprio così. C'è una perfetta corrispondenza tra l'essere persona e l'essere scrittore. Come nei suoi racconti, in modo più tecnico direi che c'è una corrispondenza tra la parola e le cose, cioè c'è una corrispondenza perfetta. Non è una parola che imbroglia, l'evento, l'episodio è narrato così come apparirebbe anche ai vostri occhi. E questo mestiere di narrare senza interferire con la narrazione, senza dare giudizi, ci coinvolge ancora di più, perché è dentro la narrazione che si svolge sotto i nostri occhi che noi piano piano entriamo nel paesaggio, ci immedesimiamo nel personaggio, sentiamo i suoi affanni interiori, da cui poi nasceranno sempre evoluzioni spesso positive. Quindi diciamo la tecnica di Pierluigi di narrare è una tecnica magistrale che si accompagna a una scelta perfetta e calibrata dei suoi personaggi. Scorrono davanti a noi come in un film a tre dimensioni, non sono personaggi piatti a due dimensioni sulla carta, li vediamo agire, e che azioni e che emozioni. Altro lo considero anche personaggio, molto spesso capita che ci sia narrato lo sfondo, descritto lo sfondo, che spesso è la pianura, quindi anche il paesaggio, la pianura, per me diventa quasi un personaggio, perché ha sempre una funzione fondamentale nella dinamica del racconto. Qui direi che quasi siamo in ambito di memoria manzoniana. Quest'anno è un anno in cui cade un 150enario manzoniano, per cui anche questi incipit dei racconti sono un preludio sempre perfetto all'azione dinamica che si svolgerà. Molti racconti sono narrati in terza persona, alcuni in prima persona, ma il clima della narrazione non cambia, perché quando si narra in prima persona si potrebbe correre il rischio di spingere sulla soggettività, sul rendere molto soggettivo quello che succede. No, invece la narrazione di Pierluigi si mantiene sempre equidistante, e questa calibratura ci fa assaporare in modo continuativo tutto il libro. Ci sono, diciamo, è ovvio, una varietà di personaggi credibili, spesso i più umili, i più fragili, i più derelitti della società. Anche le donne sono spesso donne semplici, umili, sono delineate con una sensibilità senza pari, di chi non solo conosce la persona umana da un punto di vista, diciamo, medico-scientifico, ma ha una conoscenza della vita vissuta, della vita umana, nei suoi meandri, nella sua essenzialità. E certi racconti brillano proprio per l'essenzialità, per la vita, come scorre, com'era povera in questa povertà, quanta ricchezza, quanto nitore, quanta pulizia. Anche se il personaggio è un personaggio, diciamo, un ubriacone, un pazzo, però alla fine è sempre ritratto con questa dignità umana, per cui alla fine scopriamo il valore di questo personaggio. Vedo un attimo l'ora. Io vorrei darvi un esempio molto breve di incipit che amo, e ne faccio uno solo, e perché poi passo la parola a Gina,
che o confermerà o confuterà quanto detto. È, diciamo, un racconto che è un racconto dove c'è l'incontro di due giovani, la Golena. Però, il mio racconto preferito. Però, ecco, vedete il capolavoro da dove nasce? Capitano dei fatti di cronaca. Allora quel racconto assume un significato nuovo, una valenza nuova. Cioè, non sono quando noi abbiamo, perché è un classico, perché riesce a parlare, così lo dice Calvino, non è mica roba del mio sangue, farina della mia testa. I classici sono sempre contemporanei, quindi diciamo qualcosa che avevamo letto in passato, quando lo rileggiamo alla luce magari di qualcosa che è capitato, vediamo che assume una iridescenza nuova, una valenza nuova. Ecco, qui si tratta, siamo proprio come sfondo, c'è la pianura della Bassa e ci sono due giovani che si incontrano, una bellissima ragazza e un bellissimo giovane. E lui riceve un diniego, eppure si era approcciato lei con tanta delicatezza, con un sentimento autentico, e questo diniego gli crea un grandissimo dolore, un dolore tale che solo il fiume Po riuscirà a lavare via. Non vi dico altro perché altrimenti non voglio accennare troppo alla trama, però l'incipit, questo ve lo leggo volentieri. Golena, quella mattina d'agosto di quell'anno 1934, l'atmosfera era veramente pesante. Un sole già implacabile verso le 9 non era ancora riuscito a disperdere del tutto la coltre di nebbia che nelle ore notturne si era tenacemente distesa sui campi coltivati a mais, sugli orti gravidi di verdure, sui frutteti a filari, sull'acqua lenta dei canali costretti dalle chiaviche. L'afa era insopportabile e per tutte le persone obbligate ai lavori di campagna si annunciava una giornata molto dura, ma quella figura sottile che con incedere vivace si stagliava sul profilo dello stradone bianco pareva proprio non curarsene. Nonostante avesse appena compiuto 15 anni, Lucrezia era già una splendida donna, alta, bruna e formosa. Camminava con incedere elastico e lievemente ondeggiante. Chiunque l'avesse incontrata non poteva fare a meno di ammirare il fascino un po' interrogativo dei suoi occhi azzurri, del suo sorriso così aperto e fiducioso. Nel piccolo paese in cui era nata e viveva, ultima di quattro sorelle, era considerata la più bella tra le coetanee, e non solo, non v'era quindi nulla da stupirsi se fosse seguita sia pure a distanza in bicicletta da un gruppetto di giovani ammiratori. Ubbidendo un rito quotidiano, era uscita di casa per far provvista d'acqua da bere al fiume, poiché il vicino canaletto di irrigazione serviva per far bucato e suo padre non era ancora riuscito a rendere attiva la pompa che avrebbe assicurato il rifornimento idrico alla famiglia. Era uno spettacolo vederla camminare a quel modo, recando in spalla una lunga pertica con due secchi all'estremità. A Lucrezia piaceva molto andare a far acqua, perché per lei era un'occasione per incontri e nuove amicizie, un'evasione da una vita troppo isolata come quel giorno in cui durante il percorso scambiava saluti e sorrisi di continuo. Infine,
Giunse all'argine e poi giù in golena. Fino ad allora non aveva provato alcuna sensazione di caldo, presa com'era dalla novità, ma improvvisamente fu colta da un'oppressione, una mancanza di respiro, e dovette sedersi e chiudere gli occhi per alcuni istanti. Quando li riaprì, bagnata di sudore, tutta la golena girava vorticosamente intorno a lei, il sentiero tra i pioppi, gli arbusti, gli olmi, le querce. Come per incantesimo, sembrava che il cielo si fosse rovesciato. E sospendo la lettura, ecco, solo per dirvi come questa figura la vediamo avanzare in questo paesaggio, che chi è nato fuori le mura conosce molto bene. Non so se i ferraresi nato dentro le mura, però avrà un'importanza fondamentale nell'evolversi del racconto, e non aggiungo altro. Era solo un esempio, per darvi un esempio di stile, di scrittura, di quanta labor lime. In certi punti c'era persino un ritmo di poesia quando elencava le colture, perché io ho letto anche le poesie di Pierluigi, e sono molto belle e molto, hanno un sapore molto classico, hanno una costruzione classica quasi, sì, molto, cioè, le abbiamo anche pubblicate. Però io adesso cederei la parola a Gina, che senz'altro avrà molto molto altro da aggiungere. Io ho voluto semplicemente creare una certa curiosità nel pubblico e dire che questo libro merita un grande successo. Grazie. Grazie. Sì. Andiamo bene. Ma è facile giocare così. No. Ecco, Nicoletta Zucchini, oddio, io ho sempre un problema, ecco, noi siamo qui con questo strumento. Si sente, si sente. Mi sentite? Beh, mi fai un favore. Nicoletta Zucchini, dicevo, e l'autore stesso, come abbiamo sentito, hanno già evidenziato le tematiche storico-culturali della narrazione e anche gli aspetti tecnico-stilistico-formali. Bellissima la disquisizione di Nicoletta nel descrivere la tecnica scrittoria di Pierluigi. E allora, da parte mia, proporrò invece qualche mia riflessione, come riflessione sul testo, ovviamente, come amante della lettura. Quando mi appresto a leggere un nuovo libro, spinta dal desiderio, dalla curiosità di conoscere il contenuto, l'argomento, immediatamente vado all'indice, lo scorro, lo leggo. Di questi racconti ferraresi riporta il titolo di 12 racconti. Il numero 12 è stato per me un campanello d'allarme, un campanello che mi ha richiamato alla memoria tanti riferimenti. 12. 12 erano gli dei dell'Olimpo, 12 le tribù di Israele, 12 gli apostoli, 12 i segni zodiacali, 12 i mesi dell'anno,
e 12 le ore in cui è suddiviso l'orologio. Nel simbolismo dei numeri, il 12 per la vita umana, mettiamo questo, due, ma sono fortunata o sfortunata. Allora, dicevo, nel simbolismo dei numeri, nel simbolismo numerico, il 12 per la vita umana segna l'ingresso della pubertà, quindi c'è il passaggio dall'essere bambini alla pubertà, un passaggio molto difficile che porta a crescere, ma a crescere come? Superando ostacoli, superando difficoltà di ogni tipo, di vario genere, allo scopo di attingere una trasformazione soggettiva proprio importante, radicale. Allora, mentre leggevo e rimuginavo e pensavo a questo numero 12, mi sono chiesta se i 12 racconti di Pierluigi, racconti ferraresi, fossero animati, innervati da questo spirito di trasformazione radicale, meglio di una trasformazione catartica. E leggendoli ho trovato che proprio questo spirito è il filo rosso che di racconto in racconto mai si spezza, non viene mai meno in nessuno dei racconti. Il protagonista di ogni racconto, attraversando le vicende della propria quotidianità, del vivere normale, del vivere di tutti i giorni, la vita giornaliera, attraversandola rinviene la forza interiore per il capovolgimento della propria esistenza e ritrova se stesso come uomo nuovo. Questo succede in ogni racconto e in modo particolare nel primo di apertura. Il titolo, scusate, comunque il primo racconto che ha come protagonista il conte Giuseppe. Una storia garibaldina. Ecco, una storia garibaldina, grazie, me lo suggeriscono. Questo primo racconto ha come protagonista il conte Giuseppe. Scrive l'autore, lo sfaccendato benestante di campagna. Non faceva nulla, era ricco, stava bene. Ma cosa succede? All'università, luogo dove si forgiano le intelligenze, dove si forgia l'uomo, il luogo della cultura, il luogo della formazione, come le scuole tutte, non faccio distinzione, questo è lo scopo della scuola, dalla materna all'università e oltre. All'università il conte Giuseppe conosce un compagno di studi, ardente mazziniano,
che gli trasmette il suo entusiasmo, la sua fede per questi ideali, e a tal punto sa comunicare questa realtà nuova per il conte che Giuseppe decide di partecipare ai moti marsigliani e ai successivi travolgenti accadimenti della storia italiana. Che importanza ha questa esperienza? Questa esperienza fungerà da crogiuolo, fonte, la trasformazione, proprio il crogiuolo alla trasformazione della sua vita, alla presa di coscienza di se stesso, diventando un uomo operante. Da sfaccendato che era, diventa uomo operante, uomo attivo, uomo che svolge un lavoro. Infatti, cosa succede? Quando torna al paese dopo aver partecipato ai vari movimenti massiniani, risorgimentali, unitari d'Italia, alla storia d'Italia, quando torna al paese non si riconosce più in quella realtà, non si riconosce neanche nella sua gente, nella gente che gli stava vicino, che frequentava. Eppure la gente non riconosce lui. E allora scrive a pagina 25, per chi ha sotto mano il testo, leggiamo: vedendosi isolato, ebbe un moto d'orgoglio e decise di fare da solo, di diventare finalmente artefice della propria vita, al di là delle convenzioni sociali del rango. Colpito dalla freschezza e dalla semplicità di una ragazza del popolo che sposò felicemente, divenne padre di 4 figli, donò una buona parte dei suoi beni ai contadini, riservando per sé una metà del terreno che, fattosi agronomo, imparò a coltivare con successo. Visse riservato e in serenità fino alla vecchiaia. Di intonazione analoga è il racconto che ha riassunto Nicoletta e che ha letto Nicoletta, molto bello, Golina, che, permettetemi, non posso fare a meno di ricordare. Quando ero bambina, in estate, andavo lungo le rive del Po, in Golena, a raccogliere il fieno. Ed era un divertimento grande per noi bambini, con il rastrello che aveva il manico, che ci sembrava un campanile, essendo noi bambinetti di 6-7 anni. Ecco, questo racconto, Golena, mi è particolarmente gradito, proprio perché è un ricordo anche della mia infanzia. Ha già detto Nicoletta, ha già letto il paesaggio, il momento, l'ora. D'estate, nell'incantevole paesaggio verde della Golena,
lungo le rive del Po, un giovane, l'abbiamo sentito, spinto da un moto di amore, bacia la ragazza che poco prima l'aveva soccorsa in un frangente di un malore, era stata presa da un malore. Ma la bella ragazza rifiuta il bacio, amareggiato, deluso, sconfortato, il giovane si abbandona alle acque. E qui è il punto bello della descrizione. L'autore non dice con quale attenzione si abbandona all'acqua profonda del grande fiume, se per finire lì la propria vita o cosa. E cosa succede mentre nuota? All'improvviso un mulinello, un gorgo d'acqua, rende la corrente impetuosa e il giovane si sentì risucchiare dal mulinello. In quell'istante, leggo alla pagina 31, in quell'istante, immerso nell'acqua, là sotto, nel buio dell'acqua gelida, comprese che stava per morire e l'istinto vitale prevalse. Con un colpo di reni riemerse. Salito sull'argine, si diresse verso casa. Era felice di essere scampato a una fine assurda. E la sua delusione amorosa gli appariva già un episodio lontano, insignificante, di fronte al grande dono della vita. Se volete, se volete, posso fare il riferimento, è troppo tardi. Vediamo se, perché sì. E posso solo concludere con l'ultimo racconto, certo, per concludere, proprio per dimostrare come il, sì, sia un leitmotiv. Comunque, diciamo, questo racconto della Golena con i fatti di cronaca, questo racconto della Golena con i fatti di cronaca di questi giorni assume, potrebbe essere, assume una valenza particolare. E potrebbe essere anche quello che dicono oggi come educazione ai sentimenti, e quello di cui si parla tanto, ecco. Educazione ai sentimenti, ma anche al senso della vita, perché senza un senso della vita, che sentimenti produci? E molto spesso i racconti ci portano di fronte al senso della vita, quello certo, che più. Questo è il motivo fondamentale, questo è il motivo che io dicevo. Che lega tutti i racconti è proprio il senso della vita che si riaccende, e si riaccende quando o nel momento del pericolo, come avviene nella Golena, o in situazioni del tutto diverse, come nel racconto di Plinio, o al mat del paese o altro. Ed è questo risveglio dell'amore alla vita che porta al cambiamento della vita precedente, se non era, se il soggetto stesso non la giudica conforme a quella nuova scoperta di amore alla vita, alla luce. Vigilia di Natale. Il dottor Nicola, psichiatra. Posso fermarti? Siamo nella contemporaneità, sì. E
direi che è particolarmente difficile rendere la contemporaneità e Luigi ha scelto, non dico altro. Hai già detto che siamo di fronte ad uno scrittore e ad uno scrittore che non si lascia incasellare, pur manifestando tanta conoscenza di letteratura, di letture di autori contemporanei e antichi, però non possiamo inscatolare, scusate se uso questo termine, Pierluigi Rainieri in una specifica corrente letteraria, perché lui stesso crea la propria. Quindi è una prosa, a mio avviso, innovativa. È innovativa perché, ne accennava anche Nicoletta, è semplice, ma la semplicità è alla base del classicismo. Ecco la grande intuizione di Pierluigi Rainieri: essere semplici per creare una prosa classica. Ora, dicevo, il dottor Nicola, psichiatra, dopo la separazione con la moglie per una sua avventura, si lascia andare, non ha più voglia di vivere, trascura addirittura i suoi ammalati. E cosa fa? Incomincia a bere e a bere e a bere ancora per vincere la solitudine. Ma cosa capita? Proprio la vigilia di Natale incontra un senza tetto e questo fatto cambierà la sua vita. A pagina 160 sette, proprio a chiusura, l'ultima pagina del libro, ed è significativo anche questo perché è come il commiato dell'autore a dire: vi lascio, lettori miei cari, questa eredità, pensatela, meditatela, chiudetela nel vostro cuore. Era la vigilia di Natale, un giorno di rinascita. Si era rivolto a un povero senza tetto per consolarsi della propria solitudine. Inizialmente l'aveva fatto per sé, ma poi un impulso dell'animo l'aveva spinto al dialogo, all'aiuto, a un gesto di vera amicizia. La persona che gli stava di fronte non era più il reietto dell'angolo, era un amico, un fratello che a sua volta gli aveva fatto, con la sua confessione, col suo parlare, un dono di umanità. Nicola ora sapeva che tutta la sua vita poteva cambiare se avesse smesso di valutare con freddezza i pazienti come casi clinici. Si rendeva conto in quella vigilia che formavano uno per uno la sua grande famiglia, il senso del suo operare. Le parole di Luigi dicevano amicizia e solidarietà, i valori che contano nella vita. Ma proprio tutti questi racconti hanno questa capacità di riportare sulla pagina lo scorrere della vita e il farci capire il bene inestimabile che significa vivere la vita come dono, la vita come luce, tanto più quando
e ripeto ancora le parole dell'autore, questa forza che ci viene dal vivere viene proiettata come relazione con gli altri, come amicizia, come comprensione, come solidarietà. Buone giornate a voi nella imminenza dell'avvento di Natale. Grazie della vostra attenzione. Grazie Gina. No, grazie a voi. E diamo la parola al pubblico adesso. Noi abbiamo parlato abbastanza e vorremmo sollecitare il pubblico se qualcuno fra di voi ha delle domande. Prego. Vieni, 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 avvicinati. Venitemi. Antonio Gallerani. No, devo dare una piccola testimonianza perché Pierluigi mi ha citato e ha espresso la sua amicizia verso di me e io sono qui a ribadirla, a riaffermarla, perché lo conosco da quando abbiamo condiviso l'esperienza di medici di famiglia in due paesi della provincia di Rovigo e poi assieme, senza sapere uno dell'altro, abbiamo intrapreso questa avventura dello scrivere, perché lui scrive, io scrivo anch'io. E ci siamo immedesimati in questa bellissima forma di comunicazione. No, io semplicemente volevo solo dire che io negli anni ho potuto conoscere la grande umanità di Pierluigi e la stessa umanità l'ho ritrovata leggendo in mezzo nelle sue pagine. E l'ultimo particolare che vorrei così considerare è quello che è stato poi efficacemente espresso da lei sul discorso, cioè sui personaggi, molti personaggi di questi racconti sono gli umili, sono i diseredati, sono i paria, sono gli ultimi della società, e lui li guarda, li tratteggia con una tale umanità, con una tale ricchezza di particolari che gli strappa questa marginalità e li erge al centro del racconto e li fa diventare dei grandi protagonisti. Veramente questa è una cosa che mi ha colpito molto e ho apprezzato moltissimo, assieme un po' a tutto quello che ha scritto, il suo stile, i movimenti dell'animo che mi ha mosso, ecco. Grazie. E grazie a Pierluigi. La parola a Riccardo. Grazie. Volevo solo aggiungere una cosa, direi che di analisi letteraria ne abbiamo avuta un sacco. Un'ultima cosa che è sullo stile. Mio nonno ci tiene tantissimo a non annoiare il lettore, ne parlavamo quando parliamo di Manzoni, ed è una persona che, credetemi, a cui potete dire il nome di una battaglia qualsiasi nella storia che avete studiato o che non avete studiato e vi saprà dire dove è avvenuta, l'anno, chi ha combattuto. Non sto scherzando. E ha una memoria infallibile, una cosa veramente impressionante per chi lo ascolta. E con così tanto nella testa è un'impresa poter ridurre tutto a una prosa così fine, così essenziale. E secondo me è appropriato il paragone che fa Calvino sulla leggerezza, sì. quando ci riporta invece a Boccaccio che narra di Cavalcanti che si appoggia per scappare a un'orda di millantatori, si appoggia su una tomba del cimitero di Sant'Orso e spicca un balzo verso l'alto, che è il balzo dell'autore, del letterato, del filosofo, verso che si alza nella sua leggerezza. Grazie. Una piccola osservazione che
mi viene in mente ora. Molto spesso, perché noi parliamo, diciamo, sì, Eugenia, che puntiamo l'accento sulla facilità della prosa di Pierluigi, perché spesso lui sceglie anche di narrare episodi storici molto difficili, presi dal nostro periodo storico molto difficile, e è come se lui non parte dall'esterno a descrivere, ma parte sempre dall'interno del personaggio o dei personaggi. Quindi potrei dire che per Pierluigi la storia, il mutamento, è sempre un motto che dalla coscienza interiore della persona va verso l'esterno e dopo può mutare il corso della storia secondo una direzione più giusta. Non diciamo più altro, proprio per lasciare la sorpresa e la meraviglia. Ma consiglio di leggere Plinio e Almat. Venerina, sì, come donna. È bello, bello. Ma Plinio è molto bello, veramente uno non si aspetta la fine di quel racconto. Non ve la dico, così sì. Avrete la sorpresa. L'altra cosa, da una prosa così lineare, fluida, non ti aspetti poi lo sconvolgimento, il ribaltamento, che ti arriva sempre a sorpresa, a tradimento. Sto esagerando un po', ecco. È il gioco del scrittore. Sto drammatizzando. Sì, sì. Qualche altra osservazione? Non so. Desideravo chiamare... Vieni pure, Giorgio, vieni qua se vuoi. Ecco, lui lo presento, è un autore della mia scuderia, Giorgio Ferrari. Con Fausto Edizioni ha pubblicato Amarcord Ferrarese, un libro che ha avuto un grande successo a Ferrara provincia, e ne approfitto già che siamo qui di fronte a questo meraviglioso pubblico per dire che giovedì 7 dicembre alle ore 17 in questa stessa sala Agnelli presenteremo Amarcord Ferrarese volume secondo. E c'è una sorta, come diceva prima Gina, un filo rosso in questo caso tra i racconti di Pierluigi, che sono comunque racconti di narrativa, e a suo modo i racconti di Giorgio, che sono storie vere. Giorgio ha letto anche lui il libro Racconti Ferraresi, perché la mia scuderia, insomma, si fregia di tanti autori che scrivono memorie, storie vere, cioè memorie, come possiamo dire, memorialistica pura, quindi Florio Piva, lo scomparso Paolo Maietti, lo stesso Giorgio Ferrari, ecco. E questa nuova scoperta, Pierluigi Rainieri, che è proprio una sorta di via di mezzo tra memorialistica pura e narrativa di invenzione. Giorgio ha letto il libro e ce ne vorrebbe parlare. Ecco, a te Giorgio, grazie. Intanto buonasera a tutti e grazie di essere venuti qui. Dunque, io ho scritto un libro, no, che praticamente sono i ricordi di un nonno per i suoi nipoti. La partenza è quella. Sono andato avanti nel primo fino ai 9 anni e nel secondo arrivo fino ai 20, quindi praticamente è un libro unico che va avanti. Nel primo libro mi sono trovato molto d'accordo con un racconto di Pierluigi. Dunque, lui narra la vicenda di questo studente universitario di medicina che si trova in un periodo storico nel quale bisogna prendere delle decisioni uniche e, convinto con lo slancio della giovinezza, aderisce a una parte, ma lo fa con cuore, convinto. Poi, passando il tempo, si trova davanti a degli elementi che lo sconvolgono, particolarmente quando gli danno un ordine
e dicono vai là e fai fucilare quei quattro là che non sono, e lui man mano che va là ci pensa, ma perché devo comportarmi così, cos'è successo, dove sono i miei ideali? E alla fine, quando arriva al momento di dare l'ordine, non lo dà, la sua coscienza glielo impedisce, e lui dice è giusto adesso che io mi ribelli, e così prende la strada verso il delta e continua a pedalare e a dormire nei fossi finché arriva proprio nel delta e si imbatte in una squadra di partigiani, diciamo, che lo vogliono passare per le armi anche lui. E allora lì c'è tutta la riflessione del perché di un passo, del perché di un altro, e alla fine lui aderisce a questa nuova libertà, però sempre rifiutandosi di adoperare le armi, cioè lui non avrebbe mai ucciso nessuno perché la sua coscienza gli diceva di no. Poi un po' più avanti si incontra con una ragazza che era già promessa e poi era adocchiata di un altro anche, però lei dice no, io il mio cuore l'ho dato a questa persona che non conoscevo e che ho incontrato all'improvviso. Intanto, seguendo la vicenda della storia, lui riesce a fuggire e a riparare all'ospedale di Ravenna, e lì, pur non essendo medico, fu di grande aiuto e fece una pratica enorme, diciamo, fino alla fine della guerra, quando su invito del suo professore gli ha detto torna a casa, prendi la laurea perché tu sei proprio un vero medico. E così è successo, poi fortunatamente si è ritrovato con la ragazza e come nelle belle favole misero su famiglia. Questo è un episodio di un periodo particolare. E a me è venuta in mente una storia avvenuta nello stesso periodo riguardante mio zio. Allora, proprio in attinenza dei tempi, perché i miei zii e mio padre erano tre fratelli. Uno l'hanno chiamato abile militare. Quando è uscita una legge che diceva che quelli con i piedi piatti dovevano tornare a casa, l'hanno mandato a casa. Allora hanno chiamato il secondo. Il secondo è andato in Libia, l'hanno mandato in prima linea, l'hanno fatto prigioniero e l'hanno mandato in India. Poi questo zio qui è tornato a casa nel 1947. Sì, no, io ero già nato, mio fratello era già nato. E quindi sparito il primo perché riformato, il secondo perché prigioniero, hanno chiamato il terzo proprio in quel periodo storico lì, con le minacce di ritorsioni alle famiglie se non si fossero presentati. E così lo zio si è presentato. Però dopo l'8 di settembre, che non si sapeva che cosa succedeva, se li ammazzavano o non li ammazzavano, eccetera, mio padre, pensate alla forza degli uomini di una volta, mio padre ha preso la bicicletta, ha messo un cuscino sul cannone, è partito da Ferrara ed è andato a Verona, dove era suo fratello. A Verona, quando lui è uscito alla sera, l'ha portato in un luogo appartato, l'ha fatto spogliare della divisa che l'ha messa dentro uno zaino, dice non si sa mai che incontriamo qualcuno, diciamo che eravamo andati a ballare e ti ricambiato, e ha preso su mio zio da Verona, l'ha portato a Mantova lungo le strade bianche, a Mantova ha preso l'argine del Po e l'ha portato a casa. E mio zio si è salvato perché l'hanno nascosto a Porotto in un cascinale là in mezzo alla campagna, e è stato nascosto fino alla fine della guerra. Però i due periodi storici sono gli stessi, cioè le scelte che hanno dovuto fare. A casa dai nonni andavano sempre i carabinieri a chiedere ma avete notizie, non avete notizie, ma sarà scappato in montagna, dicevano loro, ma invece era qui. Erano momenti bruttissimi, di certo molto difficili e coraggiose. Io trovo tanta attinenza fra il racconto di Pierluigi e questo qui che mi hanno raccontato, perché io chiaramente non c'ero a vederlo, ma me l'hanno raccontato, quindi ho trovato una grande similitudine tra il vero e il raccontato, quindi praticamente erano sullo stesso livello, ecco. Quindi, cioè, quel modo di scrivere semplice,
e io ho imparato dal nostro carissimo amico Maietti, poverino scomparso di recente, e quello del libro di questa sera per me hanno una grandissima attinenza, e proprio scorrono, ti vanno dentro l'anima e arrivi alla fine che non te ne accorgi neanche. Ecco, grazie di avermi ascoltato. Grazie a voi. Siamo in tempi giusti, 18:30. Qualche minuto ancora, se osservazioni, curiosità, potete anche porre delle domande se lo desiderate. Ecco, abbiamo ancora una decina di minuti. Ma guarda, se è possibile, se avete pazienza, mentre cerchi, posso dire che ci sono, diciamo, dei periodi storici in cui scegliere da una parte o dall'altra è drammatico. E il raccontare la storia vista dal basso ci fa anche capire la storia poi narrata sui manuali, perché spesso noi abbiamo la storia narrata sui manuali, però abbiamo le grandi dinamiche di cosa succede, però spesso perdiamo quello che capita o capitava dentro le famiglie, quello che succede all'interno delle famiglie dove ci sono le dittature ancora oggi, come allora in Italia fra fratelli, fra parenti della stessa famiglia avevano paura, oppure chi aderiva a una certa parte non lo diceva. Così succede anche ora nella nostra contemporaneità, quando ci sono degli stati che non sono democratici e ti dicono o di qua o di là. E quando siamo messi di fronte o di qua o di là, c'è qualcosa che non va. Scusate la rima. È vero, anche. Questo al di là del del libro. Altra cosa, il primo racconto è anche coraggioso, a partire dal Risorgimento, periodo storico dimenticato attualmente. In Italia hanno soppresso le cattedre di storia del Risorgimento, le università non ci sono più, per cui diciamo noi dell'età di Pierluigi qualcosa ci ricordiamo di Risorgimento, ma oggi, ecco, perché sono le radici della nostra unità d'Italia, fino ad arrivare ai problemi contemporanei. Gina, ti lascio la parola. No, grazie. No, volevo solo così precisare e insistere su questo motivo della esperienza, come l'esperienza possa trasformare, modificare il nostro essere, quando nella vita, nelle azioni quotidiane, anche le più semplici, le più ovvie, le più ripetute, sappiamo cogliere il bello e il buono. Se noi cogliamo sempre al di là del male, al di là della rovina, al di là della distruzione, cerchiamo di vedere quel che ci può essere di buono e di bello, la nostra vita cambia. Ecco, a me pare emblematico questo racconto, Plinio. Chi è Plinio? Faccio poi in fretta. È un giovane che è quasi cieco dalla nascita, e non è cagionevole di salute, è fragile, però è dotato di una grande intelligenza e di una particolare inclinazione verso gli studi. Rapidamente consegue la laurea in giurisprudenza, che poi non utilizzerà per lavoro, perché ciò
che lo interessa è solo leggere, studiare, ricercare, scavare nella storia, scavare negli archivi, e si ritira a vivere in un palazzo di proprietà, un palazzetto di proprietà della famiglia, un ambiente tutto ricolmo di libri antichi, moderni, persino codici antichi, e lì trascorre le sue giornate e ritiene che qualunque momento non speso nella lettura sia perduto. Ma cosa succede? È cieco, ma un giorno la tecnica farà miracoli. La tecnica è la scienza, ovviamente, ma la nuova tecnica operatoria e l'abilità del chirurgo gli donarono una vita nuova, quasi normale. Da allora si trasformò in una persona completamente diversa. Il suo comportamento divenne solare. Si può dire che vivesse sempre fuori casa e possibilmente all'aperto, alla luce e all'aria, che non aveva mai goduto prima e di cui era avido. Non ricordava più di essere stato quasi cieco e di essere rimasto chiuso nella sua biblioteca per tanti anni. Anzi, gli pareva che quella vita passata non fosse mai stata la sua, ma quella di un altro, e che quindi non lo riguardasse. Era seduto, mentre così pensava, al bar, di fronte ad un aperitivo ghiacciato. Dopo un po' di tempo il cameriere gli si avvicina per chiedere l'importo dovuto. Il cameriere lo tocca e dice: «Mi scusi, signore», ma Plinio non poteva sentirlo. Aveva sul volto un largo sorriso di beatitudine e gli occhi avevano colto l'ultimo barlume della amata luce, come a dirci: cercate sempre e dovunque la luce. Grazie. Sono veramente... Sì, veramente, perché... Lasciamo, facciamo un ultimo appello al pubblico. Speriamo di avere incuriosito il pubblico a leggere questo libro che è disponibile sul tavolino là in fondo. Grazie. Ringraziamo il pubblico per essere stato così attento e partecipe. Grazie a tutti, al prossimo incontro.